stavo vendendo, non digitale in Italia, insomma, ho parlato con Davide Casaleggio per farlo raccontare. Ho anche due ospiti che parlano di stampa 3D in modo un po' alternativo, perché insomma, i cambiamenti ci sono stati e sono significativi, che hanno un impatto sostanziale anche sulle nostre piccole e medie imprese. E poi parleremo di cloud, lo faremo in modo particolare. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Leadership. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Latex Show. Come sempre, il Latex Show racconta il mondo della tecnologia e lo fa facendo parlare i protagonisti, e come sempre, insomma, cerco dei protagonisti che siano rilevanti, insomma, sulla scena italiana per raccontarmi un po' cosa succede. In realtà poi due degli ospiti di questa settimana, peraltro, sono a Berlino, quindi insomma non sono neanche in Italia, ma si occupano del mercato italiano. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, fare sapere ai canali TV quali metto a disposizione gratuitamente la puntata, insomma, che avete gradito, e se avete delle domande, qualsiasi cosa, insomma, fatemi sapere, mandatemi anche un messaggio diretto su qualsiasi piattaforma social che, insomma, io vado a leggere. Detto questo, è appena uscito un nuovo libro che parla di ChatGPT e lo trovate su tutte le piattaforme, soprattutto, insomma, su Amazon, per chi ha Amazon Kindle Unlimited è a disposizione gratuitamente, quindi potete leggerlo senza problemi. E a questo punto non mi resta altro che partire con la puntata. Con grande piacere che ospito Davide Casaleggio qui al Late Show, proprio per capire che cosa sta succedendo, che cosa sta vedendo, che cosa ruota intorno al mondo del digitale in questo momento, perché c'è tantissimo fermento, e questa era un po' l'occasione per fare il punto con Davide, per capire appunto che cosa, come si sta muovendo il mercato, in che modo, insomma, le aziende, tutti quanti, insomma, stiamo adattandoci al mondo del digitale. Quindi benvenuto Davide qui all'Hi Tech Show e raccontaci proprio quello che stai vedendo e stai vivendo in questo momento. Ma allora, sul tema tecnologico stiamo vedendo moltissime evoluzioni che richiedono tanti investimenti. Infatti, i maggiori sviluppi che abbiamo visto lo scorso anno, ad esempio, erano legati all'intelligenza artificiale. Abbiamo visto ChatGPT, abbiamo visto tutto il tema dall'IO, tutti questi sistemi di generazione di immagini da prompt, tutti i servizi che hanno richiesto moltissimi investimenti. Questo è stato possibile negli ultimi anni grazie a un accesso al capitale che sostanzialmente era gratuito, perché abbiamo avuto diverso tempo di tassi a zero, grazie o a causa del Covid, che ha richiesto poi una spinta dell'economia anche in questo senso. Oggi quello che si sta vedendo è una restrizione, di questi investimenti, per cui sarà sempre più difficile, scommettere sul futuro se non si ha una dimostrazione pratica del successo possibile, o comunque del rientro del capitale. Quindi questa è la dinamica che oggi stiamo vedendo lato investimenti tecnologici. Poi c'è un tema generale per l'Italia, che è relativo agli investimenti in ricerca e sviluppo, che sono sempre stati molto contenuti, o meglio, sempre negli ultimi 20 anni, perché negli anni 80, negli anni 90, noi avevamo un tasso di sviluppo anche della produttività che superava l'1%, era l'1,5%, oggi siamo allo 0,1% di produttività aggiuntiva di anno in anno, insomma, questo negli ultimi 20 anni, ed è dovuto al fatto che non stiamo più investendo. E non è qualcosa di diffuso in tutta Europa, semplicemente in Italia non si sta investendo, perché se andiamo a vedere la Germania, oggi in Italia abbiamo investimenti attorno all'1,4% di ricerca e sviluppo sul PIL. In Germania è il doppio, in Svezia è il triplo, in Corea del Sud è il quadruplo,
anche in Israele il quadruplo, cioè ci sono dei paesi che investono molto sul futuro, noi non lo stiamo facendo, e quando poi ci troviamo a utilizzare servizi di terzi nel senso che arrivano da paesi terzi per prenotare il nostro taxi, My Taxi tedesco, Freenow oggi si chiama, o ascoltare la musica Spotify svedese, oppure abbiamo un telefono in tasca che arriva dalla Corea del Sud, cosa che 20 anni fa era una cosa inimmaginabile, no? Vedere una produzione in Corea del Sud di un telefono così diffuso, per esempio Samsung, e ovviamente legato al fatto che questi paesi stanno investendo in ricerca e sviluppo. Quindi è una precondizione per riuscire a stare sul mercato futuro. Oggi noi facciamo molto, cioè, vedo sui giornali una conversazione legata ai benzinai che dovrebbero fare un prezzo inferiore o superiore, insomma, c'è tutto questo tema legato ai benzinai, ma a me sembra molto una discussione si era vista legata ad alcuni tipi di negozianti che in passato, per esempio Blockbuster, insomma, dovevano alzare i prezzi, dovevano cambiare modello di business. In realtà la tecnologia ha completamente stravolto quel tipo di modello di business. Sì, sembra quasi che sia una discussione di un'altra epoca, non so come dire. Esatto, dovremmo iniziare a pensare, dato che ragionevolmente la combustione endotermica non ci sarà più per le macchine in futuro, cioè, quindi magari ci metteremo 10 anni, 20 anni, non lo so quanto sarà il tempo esatto di questa trasformazione, ma è già in corso, dovremmo iniziare ad anticipare questi trend. Sono già chiari i temi legati al no, vabbè, adesso investiamo ancora un po' sul diesel, sulla benzina, perché abbiamo ancora questi investimenti, qua dico abbiamo Fiat, abbiamo insomma, tutte le industrie automobilistiche che magari hanno già investito, dicono no, allora ci teniamo ancora 5 anni, 10 anni prima dello switch. Va bene, è una decisione legata all'industria, che comunque avrà un impatto importante, per esempio l'automobilistico, su tutta la parte dei pezzi di ricambio, o comunque la componentistica in generale per la produzione, soprattutto per il mercato tedesco che abbiamo in tutto il nord Italia. Va bene, capiamo come tutelare questi business, ma non pensiamo che ci saranno nei prossimi 20 anni, quindi dobbiamo investire su quello che invece ci sarà nei prossimi 20 anni. Qua ho fatto l'esempio automobilistico, ma potrei tranquillamente fare esempi nell'ambito bancario, nell'ambito dei soldi. Oggi pensiamo al tema della moneta di carta. Certo, quello è qualcosa che ci ha tutelato nel tempo, ma in realtà l'evoluzione della moneta è qualcosa che è stata strettamente correlata alle invenzioni che noi abbiamo fatto nel tempo. Quando abbiamo inventato il telegrafo, 1840 qualcosa, a un certo punto è arrivato l'utilizzo della moneta cartacea, che semplicemente erano banconote che dimostravano il fatto che uno aveva dell'oro in una certa banca, e quindi quella banconota era facilmente verificabile dalla banca che doveva poi ricevere la banconota da un'altra parte del mondo, e semplicemente perché comunicavano via telegrafo. E quello è il momento in cui abbiamo iniziato ad adottare le banconote che oggi conosciamo. Prima c'erano monete che possedevano direttamente dentro un materiale prezioso, per cui ci scambiavamo del materiale prezioso l'uno all'altro. Oggi ci sono nuove tecnologie che permettono una nuova vista del denaro, per esempio tutto il tema delle monete digitali di Stato. Qua sto parlando ancora con un imprinting di Stato, nonostante poi ci siano ulteriori sviluppi anche
paralleli al... No, no, certo, la BCE, insomma, tutti quanti stanno... Sì, la BCE oggi sta progettando, eccetera. La Cina ha già fatto che farla. Ormai diversi milioni di persone hanno già in mano la moneta cinese digitale. Questo permette però una serie di nuovi spazi economici. I cosiddetti smart contract permettono la creazione di nuovi tipi di impresa. Per esempio, tutto il mercato assicurativo probabilmente verrà spazzato via, è quello almeno che noi conosciamo oggi, perché può essere automatizzato e si può creare un meccanismo di fiducia su sistemi blockchain o simili blockchain che si vogliono creare. E come questo settore, quello delle assicurazioni, tanti altri settori avranno un grande impatto. Spesso c'è una conversazione legata al tema Bitcoin sì, Bitcoin no, speculazione, va su, va giù, ma in realtà la tecnologia della blockchain permette la creazione di nuovi spazi economici, la creazione di nuovi modelli di business, e questa è la parte più interessante. Oggi siamo ancora agli arbori di questa conversazione. Stiamo iniziando a capire. Negli anni 90 vedevamo l'email in cui uno doveva andare a digitare su un simil DOS a vedere la propria mail, era qualcosa di ancora inutilizzabile, ma aveva già un'idea base di quello che sarebbe poi venuto. E oggi siamo nella stessa situazione che su diverse tecnologie, come per esempio quella della blockchain o come per esempio quella dell'intelligenza artificiale. Oggi giochiamo sulla chat GPT per vedere cosa ci risponde sul futuro o su alcuni temi che magari vogliamo approfondire. Probabilmente tra qualche tempo, non troppo lontano, inizieremo a utilizzare questo tipo di tecnologia per creare nuovi spazi economici. Ed è questa la parte più interessante, a mio avviso, capire come queste tecnologie, su cui magari uno ci gioca, oggi possono in realtà rivoluzionare il mondo che conosciamo, come per esempio ci fanno diventare degli umani aumentati, no? Cioè ci aggiungono dell'intelligenza che prendiamo da fuori, ma serve la nostra per capire per esempio quando sbaglia, no? Cioè, nel senso, io ho scritto un libro su questo proprio per raccontare le opportunità ma anche i dolori che può provocare una tecnologia di questo tipo, no? Quindi ci sono, ma qui c'è un tema anche legato all'etica. Quando parliamo di queste tecnologie, c'è anche un tema legato ai diritti. Infatti adesso, nel 2019, quando sono andato all'ONU a discutere di cittadinanza digitale, quello è un tema che oggi sta cambiando completamente il mondo che conosciamo o che abbiamo conosciuto, perché non è solo una questione di far comparire o meno il nostro nome nei risultati di Google se abbiamo commesso un piccolo crimine che dopo qualche anno dovrebbe essere lasciato nell'oblio, e quello è un diritto che diventa tangibile quando poi iniziamo a vedere le cose pratiche, ma sono anche nuovi diritti, nuovi spazi di partecipazione che diventano necessari da definire. E quindi nella partecipazione, nel poter votare, nel poter accedere ai servizi pubblici, nel poter anche partecipare nella creazione di nuove leggi o di interazione con questi grandi colossi multinazionali che hanno oggettivamente occupato tutti gli spazi di espressione che noi possiamo avere online. La discussione, per esempio, che c'è stata attorno all'ingresso di Musk, che è entrato un po' come un trattore dentro Twitter, ma ha comunque svelato alcuni temi che sono alla base oggi della conversazione sulla cittadinanza digitale. Chi deve decidere se un ex presidente degli Stati Uniti deve poter parlare o meno su un canale che comunque è utilizzato da centinaia di milioni di persone nel mondo? Deve essere una singola persona?
deve essere il proprietario di quell'azienda. Questo tipo di conversazione è oggi all'ordine del giorno, ma non è qualcosa di legato a Musk o a un singolo milionario miliardario. È qualcosa che dovremmo iniziare a gestire in modo allargato, come comunità, come stati, come ONU. Come esseri umani, perché banalmente dobbiamo renderci conto che forse certe infrastrutture con cui siamo cresciuti, in cui siamo abituati, probabilmente iniziano a non essere più adeguate, serve qualcos'altro, serve un maggiore potere di controllo, un maggiore potere di trasparenza, quindi poter andare a vedere cosa succede dietro queste macchine, no? Ultima domanda però, visto che ti ho qui, cosa pensi del PNRR? Cioè, le nostre aziende potranno davvero avere quel boost sul digitale, sull'innovazione, sui servizi che ci auspichiamo, o come sempre all'italiana arranchiamo un po'? Ma io credo che sia necessario identificare alcuni obiettivi da raggiungere, perché il rischio dei finanziamenti pubblici a pioggia è quello di alla fine finanziare l'innovazione. Qualche anno fa si parlava della definizione di società innovativa, di PMI innovativa, anche per poter accedere ai vari fondi. E alla fine uno diceva, vabbè, io faccio la pizza quadrata, sono innovativo. Capire se vogliamo andare a finanziare le pizze quadrate oppure se vogliamo un preciso asse di sviluppo che riteniamo importante per il paese. Credo che su questo manchi una parte di ragionamento. Come accennavo prima sul tema dell'automotive, è chiaro il punto di arrivo, comunque l'evoluzione che ci sarà nel mondo dell'automotive, non stiamo investendo per intercettarlo. È chiaro l'evoluzione che ci sarà nell'intelligenza artificiale, anche in modo molto tangibile negli ultimi mesi, non stiamo investendo per cercare di intercettarlo. È chiaro il tema dei microchip come asset strategico, tra cui tra l'altro abbiamo anche delle aziende in Italia che hanno il loro da dire su questo mercato. Capire come far sviluppare questo mercato dovrebbe essere all'ordine del giorno. Quindi quello che vedo mancare è un'indicazione, una definizione dell'asse di sviluppo di questo paese e di quali sono i settori importanti che vogliamo portare avanti, perché fino a quando ci saranno finanziamenti a pioggia, tutti coloro che li riceveranno saranno contenti, ma poi l'anno dopo non li avranno più. Quindi il problema è un po' come abbiamo visto sul super bonus per l'edilizia o altri super bonus che ci sono stati in passato. Nel momento in cui ci sono, le aziende sono contente, e l'anno dopo però iniziano ad arrancare. Perché poi il tema vero, no? È se non fai qualcosa che sia strutturale, diventa difficile, no? Che quello che arriva a pioggia porti frutto, generi frutto. Genera sicuramente un sollievo per un periodo, ma difficilmente porta frutto se non si mette a terra in una certa maniera. Allora, Davide, grazie mille, perché veramente è stata una bellissima chiacchierata di tanti temi, di innovazione, insomma, ci sono tante cose comuni, quindi insomma, grazie davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Marco Zappia e Luca Valentino Colmi di Formlabs. Perché? Perché voglio un po' raccontare il mondo della stampa 3D, e lo faccio con chi in questo mercato non solo ci opera, ma ci opera alla grande, ma è in grado anche di portare oltre le varie macchine anche del software che è in grado di fare una rivoluzione. Lo faccio raccontare da loro, non voglio raccontarla io. Per cui partiamo proprio con Marco per capire un po' come sta andando il mercato, che cosa sta succedendo, che cos'è la stampa 3D oggi. Ma allora, la stampa 3D di per sé non è una novità, perché c'è da parecchio tempo, comunque c'è dagli anni 90 alla fine. E quello che cambia adesso è il fatto che molte aziende si sono messe ad innovare
e a fare appunto ricerca e sviluppo sulla stampa 3D, soprattutto da quando poi sono scaduti i brevetti delle principali aziende che hanno iniziato questo percorso, e di cui Formulas è una di queste, nel senso che da quando si è potuto Formulas ha investito molto nel cercare soluzioni differenti nella stampa 3D, perché la stampa 3D è un mondo, no? Ci sono tante tecnologie, ci sono tanti materiali, tante dimensioni e posizionamento di mercato in termini di prezzo, quindi è un mondo a sé che permette dal lobbistica, no? Una persona può comprarsi una stampante e tenersela a casa per fare determinate cose, non so, ha un drone, vuole farsi cambiare dei componenti oppure farsi dei modellini, all'industria pesante che va anche sul metallo, insomma, quindi dal principio fino alla fine c'è un mondo interno. C'è un mondo di personalizzazione, c'è un mondo di parti che sono particolari, quindi vanno create in un certo modo, e c'è un mondo, come ci hai raccontato, proprio di componenti, quindi di struttura, no? Non si usa più solo la plastica come all'inizio, iniziamo a usare altri strumenti e altre tecnologie, no? E cosa state vedendo voi in questo momento? Dove vi state sostanzialmente concentrando? Ma allora, noi come Formulas siamo nati in realtà più per la stampa 3D consumer, quindi per le persone, ma poi un po' tutto il mondo della stampa 3D si è spostato sull'industria, industria che può essere, come in Italia, piccola e media impresa, o anche industrie, insomma, molto più grosse, che magari fanno prototipazione, come possono essere produttori di aeroplani, per dire, aerospace o comunque anche automotive. In Italia in particolare, appunto, la nostra azienda Formulas è molto interessante perché siamo una realtà di piccole e medie imprese, e la nostra missione, essendo quella di portare l'accessibilità della stampa 3D un po' a tutti, permette, senza avere investimenti particolarmente grandi, di iniziare con questo percorso mantenendo però una qualità molto alta. È proprio la missione del nostro team, soprattutto di ingegneri, quella di costruire prodotti che sono fatti molto smart per costare il meno possibile, mantenendo però la qualità del pezzo finale negli standard di alta qualità industriale anche degli altri produttori. Qualità che, insomma, si vede anche negli ultimi annunci, no? Insomma, siete andati, continuate ad alzare l'asticella, no? Poi torniamo magari a parlare delle PMI e come stanno utilizzando, e quindi anche per capire cosa succede, no? Però che cosa volete raccontarmi? No? C'è appena stata la fiera a Las Vegas, insomma, il CES, e che cosa avete portato? Lascio la parola a Luca su questo aspetto qua. Vai, Luca. Allora, quello che è successo è che in 10 anni di storia Formulas aveva come mission quella di prendere una tecnologia, tagliare 1-0 dal cartellino del prezzo in modo di renderla disponibile a più persone possibile. Ora, dopo 10 anni, la stampa 3D ha fatto progressi anche nell'accessibilità. Una costante era rimasta: la parte più costosa di questo processo tecnologico innovativo era ancora il lavoro umano. E allora abbiamo pensato di creare un prodotto che cambiasse un pochino le regole del gioco ancora. Così, al CES di Las Vegas quest'anno abbiamo presentato Form Auto, un add-on per le nostre stampanti, una macchina di automazione che a fine stampa è in grado di rimuovere i pezzi e di completare una coda di stampa automaticamente senza intervento umano. Quindi è giusto per capire, lancio la stampa, quando è finito, sicuramente è un processo di stampa in cui si vanno in coda, no? vari oggetti, finalmente non deve arrivare qualcuno e spostarlo e ripartire con un'altra, ma parte in automatico. Questo, insomma, è una grande innovazione, perché soprattutto rimane utile, no? Per tutti quanti noi che non dobbiamo stare lì con l'assillo. Ecco, io stampo 2 cose all'anno con la mia stampante, quindi non faccio testo, però per chi deve fare prototipazione, per chi deve fare dei pezzi seriali, ovviamente questo cambia le cose. Cambia tanto, cambia le regole del gioco, ci sono laboratori dentali, ci sono officine meccaniche che hanno bisogno, che stanno scalando quella che era la piccola produttività dell'additivo, che una volta era di 1, 2, 10 pezzi, adesso stiamo superando le centinaia di pezzi. Quindi l'intervento umano sarebbe considerevole a fine stampa, a fine di ogni stampa di componente, aprire la macchina, rimuovere la piattaforma con il pezzo, inserire la piattaforma pulita, chiudere la macchina,
sistemarla, rilanciare la stampa. Questo nuovo prodotto, Formauto, fa tutto questo automaticamente. Una piattaforma online gestisce la coda di stampa su una o più macchine, i lavori di stampa si possono spostare o prioritizzare, la macchina porta tutto questo nel mondo reale in modo automatizzato. Quindi, due innovazioni, allora, se vogliamo: da una parte la possibilità di raccogliere più pezzi, l'altra anche quella di andare a decidere in che modo stampare, no? Perché anche questo era un'altra delle grosse preoccupazioni, no? Perché sappiamo che stampare in 3D, insomma, richiede del tempo, e quindi non sempre, insomma, le esigenze di un reparto combaciano con quelle dell'altro, quindi sappiamo benissimo, insomma, quali sono le problematiche. Quindi mi pare di capire davvero che andate incontro alle esigenze dei clienti, no? Perché sempre più, insomma, stampando centinaia di pezzi, insomma, c'è bisogno di questo genere di cose. E questo mi permette però di andare a vedere un po' che cosa vedete voi del mercato italiano, cioè cosa stanno facendo le nostre aziende, no? Le tante PMI che lavorano sulla creatività, ma anche sulla capacità di, magari, non so, micromeccanica, no? Di dover fare dei pezzi ad hoc e che magari sono ad hoc, che sono in realtà sempre in costruzione, no? Cioè sempre in miglioramento. Cosa state vedendo? Ma la cosa che mi piace molto della stampa 3D è proprio vedere che le applicazioni sono diversissime, no? Nel senso che c'è chi fa magari moda, quindi fa pezzi per fashion, componentistica, ma proprio prodotti per l'utilizzo finale, magari di piccole serie customizzate, che è un altro punto fondamentale della stampa 3D. E poi c'è chi magari fa componenti meccaniche completamente, che tu non vedrai mai perché sono all'interno di un'auto piuttosto che all'interno di una macchina di automazione, quindi non saprei mai la loro esistenza, ma sono effettivamente fatte in 3D perché magari hanno una geometria particolarmente complessa e che risulta molto più semplice da stampare piuttosto che farle con le tecnologie tradizionali. Quindi diciamo che chiunque produca, abbia una produzione interna, può usare la stampa 3D, come anche un ufficio di design in realtà, soprattutto le nostre, che sono molto versatili, no? L'SLA è conosciuta per avere una definizione molto alta. Quindi, appunto, per quello che citavo la modellistica prima, per uno studio di design, ad esempio, va molto bene. Abbiamo queste SLS che invece hanno delle proprietà meccaniche molto avanzate, per cui per componenti, come dicevo prima, magari che stanno all'interno di un'auto, eccetera, di solito viene usata di più questa altra tecnologia. Ma poi anche lì è di nuovo un mondo, perché noi abbiamo tantissime resine nell'SLA, quindi alcune sono proprio chiamate resine ingegneristiche perché hanno proprietà ingegneristiche, facciamo ad esempio degli stampi a iniezione con queste, altre sono resine da modellistica, sono proprio chiamate, quindi va sempre un po' utilizzata la consulenza di qualcuno come Luca, ad esempio, che è un ingegnere, appunto, che conosce tutti i dettagli e può dare dei consigli e guidare un pochino l'applicazione. Allora, Luca, sei più tecnico, no? E quindi sei quello che poi fa mettere le mani a tutti quanti quelli che lo utilizzano, no? Le richieste che ti arrivano sostanzialmente, no? Immagino che siano di consulenza, quindi come fare questo, quale resina utilizzare, quale strumento utilizzare, no? Credo che sia all'ordine del giorno. Quello che stai vedendo è c'è una maturità nell'utilizzo di questi strumenti, quindi stiamo crescendo? Assolutamente sì. Come tutte le adozioni tecnologiche, hanno il picco dell'entusiasmo, una caduta di disinteresse anche da parte dei media e poi raggiungono un plateau di maturità. Ci stiamo avvicinando a questo. La stampa 3D è ancora una tecnologia di manifattura giovane, tuttavia sta cambiando. Quello che ho notato è che se prima, per definizione, stampa 3D era la fase prototipale di un prodotto, immaginate nella catena, nella gestazione di vita di un prodotto, stampa 3D era sinonimo di prototipo. Adesso ci stiamo spostando molto su quella che è la fase di manifattura, tutti quegli strumenti, quei processi che servono a fare il prodotto. La fine, ovviamente, l'obiettivo all'orizzonte che vediamo, che abbiamo, è il prodotto finito. Quindi, sempre perché io devo riuscire a farmi raccontare queste cose al meglio, no? Oltre ad aver imparato a utilizzare questi strumenti, stiamo anche andando sempre più nel
portarli poi al prodotto finale, al consumatore finale o all'utente finale che deve usare questa cosa, no? Era un po' quello che è successo, se vogliamo, tanti anni fa col tornio, no? All'inizio c'era quel pochi che lo facevano, quindi c'erano queste forme, tutti questi cilindri più o meno azzigogolati, e adesso ovviamente la cosa è diventata standardizzata e si è portata avanti, si è industrializzato il processo, non c'è più quasi un omino che è al tornio, no? Questo sta succedendo anche qui, il passaggio ad avere la possibilità di unire tanti lavori insieme e non richiedere l'intervento di un uomo va in questa direzione, no? Cioè, voi state portando questa innovazione, ma che significa maturità del mercato. Dall'altro lato, poi, le aziende devono essere recettive e riuscire a capire qual è questo. In tutto ciò, c'è la vostra caratteristica peculiare, che siete quelli che costate poco. Fate grande qualità dei prodotti a un basso prezzo. Ma come fate? Ma qui c'è un grande studio dietro di ingegneria, che proprio, come diceva Luca, parte dalla nostra missione, no? Quella di prendere qualcosa che già esisteva. Poi pensate, soprattutto quando c'erano i brevetti, non c'era chissà quanta concorrenza nella produzione di queste macchine, quindi il prezzo era stabilito in base a quello che si era fatto allora. Una volta che c'è il libero mercato, insomma, puoi trovare delle soluzioni per prendere un prodotto come i computer, no? I computer quanto costavano? Certo. Era inaccessibile. C'è sempre chi costa di meno, ecco, non vorrei che venisse confusa il nostro prezzo con la stampa. No, ma io non voglio parlare di prezzo, ma qualità-prezzo, cioè esatto. Il rapporto qualità-prezzo è quello che conta, non è il prezzo in sé. Io potrei prendere una macchinina da 50 euro e mi fa la mia stampa del mio Umarell, per capirci, funziona bene, ma non è sicuramente quello che mi serve se devo fare una cosa professionale. Sì, noi prima di uscire col prodotto, infatti, lo testiamo anni, magari appunto potremmo essere più veloci, ma prima di uscire vogliamo essere sicuri che la qualità del prodotto che si utilizzerà sia garantita, sia fine ai nostri standard. Quindi è sempre un pochino un discorso di, come hai detto tu, qualità-prezzo, per mantenere questo risultato finale, assolutamente. Qualità delle macchine, però ripeto, qualità anche della stampa, quindi di quali resine, quali metalli si possono inserire dentro, no? Perché poi ricordiamoci che oggi si può stampare veramente con quasi tutto, no? Quindi abbiamo iniziato a capire e a poter utilizzare queste cose. La Formula 1 e la MotoGP ci hanno insegnato che, insomma, fanno i pezzi durante la notte, li infilano sulle auto o sulle moto, no? Quindi loro vanno anche forte, quindi insomma il rischio c'è e vuol dire che funziona. Ultima cosa, lato invece formazione. Quindi quanto i vostri prodotti vengono utilizzati per la formazione? Immagino che sicuramente, vabbè, al di là dei ragazzi che imparano a usare queste macchine, no? Però per fare modelli, per cercare di capire come funziona meglio, quindi non più qualcosa di virtuale o che possiamo vedere su una maschera in un metaverso, ma qualcosa di fisico che si può toccare? Beh, ad esempio noi abbiamo appunto avuto un caso studio che abbiamo voluto pubblicare perché era molto interessante, in cui l'ospedale di Padova ha proprio utilizzato la stampa 3D nell'insegnamento, quindi nell'educare gli studenti all'applicazione chirurgica sul cuore in particolare. Quindi voi immaginate, dovete imparare a mettere le mani su un cuore umano, chiaramente non lo potete fare direttamente in prima persona, venivano usati più che altro cuori di suino. Ma anche in questo caso, uno, non sono sempre reperibili, insomma, c'è comunque una sostenibilità anche in questo senso, e due, comunque anche se hai il cuore davanti non hai la cassa toracica di una persona, quindi è completamente diverso poi la variabile che si va a proporre nel momento rispetto a quello che poi farai sul campo, no? Invece con la stampa 3D, essendo così accurata, avendo anche materiali diversi, come dicevamo prima, diverse resine che possono essere più morbide, più rigide, eccetera, ha permesso loro di creare proprio una cassa toracica simulata, tra l'altro con componenti modulabili, quindi puoi cambiare anche dimensioni, spostare la posizione del cuore, che non è sempre proprio 100% la stessa, e all'interno posizionare questo cuore per simulare l'operazione. E questo porta al livello di simulazione dell'operazione assolutamente più alto. Quindi, insomma, tutti ne beneficeremo alla grande. Quindi questo è proprio un caso pratico, no? Di come
è possibile utilizzare in maniera assolutamente creativa, perché insomma i medici sono quanto sia, è più lontano rispetto al mondo degli ingegneri, però quanto sia possibile davvero fare queste cose oggi in maniera naturale, quasi senza insomma dover impazzire. Allora Marco, Luca, grazie mille. Siete in Germania voi in questo momento, o... perché vostra, esatto, base è lì. Gigi, io ti sto parlando dall'ufficio di Formlabs a Berlino Est. Ok. Sì, io sto lavorando da remoto, ma comunque sono sempre a Berlino. Sì, ho visto una chitarra sul tuo sfondo, insomma, un po' di invidia. Grazie davvero, perché è stata una bella chiacchierata, ma avete insomma raccontato un mondo che sta attorno alla stampa 3D, che molto spesso insomma non è conosciuto. Quindi, grazie davvero e voltiamo pagina. Sono qui con Nicola Ferioli, Head of Engineering di HMI Italia, per parlare un po' di cloud, perché sembra sempre un tema molto molto importante, molto molto sentito dalle aziende, e quindi vorrei un po' capire da lui come sta andando il mercato, come si sta muovendo anche l'azienda. Quindi benvenuto Nicola, grazie per essere qui alle Tech Show, e partiamo proprio da qui. Sono qui con Nicola Ferioli, Head of Engineering. No, senz'altro negli ultimi anni, ormai molti, c'è stata una progressiva migrazione al cloud, dall'inizio vista come una cosa pionieristica e ormai adottata da tutti, anche nei settori più ostici, dove inizialmente decisamente non si pensava di poter spostarsi sul cloud, come il settore ad esempio del finance, ad oggi viene dato per scontato. HMI in qualche modo è sempre stata un'infrastruttura distribuita nel cloud, nel senso che nasce 25 anni fa come una CDN, Content Delivery Network, per la distribuzione dei contenuti, e quindi ha sempre avuto tantissimi punti di presenza a livello mondiale, migliaia di punti di presenza dove i nostri server sono presenti per distribuire i contenuti. Inizialmente ci siamo occupati di delivery di contenuti, caching, streaming video. In realtà già nel 2008 HMI lancia un prodotto che permette di eseguire applicazioni Java sulla nostra infrastruttura distribuita, per cui era già un modello dove non pensavamo ad utilizzare un numero ridotto di data center cloud, 5, 10, 20, ma avevamo già migliaia di nodi che potevano eseguire applicazioni Java. Ora, il 2008 era un po' troppo presto, direi, per cui ci sono state dei clienti che l'hanno adottato, ma non era una tecnologia così diffusa, adatta a tutti. Diciamo che il time to market lì era molto pionieristico sul serio. No, esatto. Poi di fatto è stata sostanzialmente dismessa questa soluzione, per poi riprenderla in tempi più recenti utilizzando tecnologie diverse come JavaScript sostanzialmente, per cui ad oggi è possibile eseguire sulla rete HMI dei workload leggeri in JavaScript, dove hanno la caratteristica di essere estremamente distribuiti e di conseguenza venire eseguiti in prossimità dell'utente. Se pensiamo all'Italia, in Italia esistono decine di punti di presenza HMI con connettività diretta verso i vari operatori, quindi posso eseguire questi programmi, chiamiamoli leggeri, con poco stato. È possibile ovviamente memorizzare lo stato in uno storage, in un database, ma si tratta di applicazioni molto semplici, quindi sono adatti a fare attività di, diciamo, dei task di aggregazione di contenuti piuttosto che di redirect intelligenti, controllo degli accessi e così via. Il passaggio successivo che è avvenuto l'anno scorso è stata l'espansione dei prodotti di HMI con l'acquisizione di Linode. Linode è un cloud provider, un cloud service provider indipendente che è stato acquisito, e nel corso dell'anno scorso è avvenuto un importante lavoro di integrazione con la piattaforma HMI. Quindi ad oggi quello che noi possiamo offrire è non solo l'elaborazione distribuita capillare per workload leggeri, ma anche tutto quello che è infrastruttura erogata con il modello del Infrastructure as a Service all'interno di data center diciamo più consolidati, dove è possibile fare elaborazione più complessa e articolata. Quindi ti interrompo, che così vorrei capire meglio, no? Cioè, l'acquisizione vi ha permesso di infilarvi all'interno di
cloud, insomma il multi cloud, sappiamo che oggi è diventata la parola chiave per questo mercato, però poter gestire questo tipo di servizi, no? Quindi dei servizi che possano fare qualcosa, quindi siete vicini sull'ultimo miglio, ma anche vicini a questo punto ai server, quindi dove vengono generati, al cloud dove viene generata la cosa, o sbaglio? Esatto, è proprio così. Allora, ha introdotto giustamente il concetto di multi-cloud. Dopo il primo step, che è stato passiamo dal data center on-prem al passaggio in cloud, ad oggi sta vedendo sempre più aziende che si spostano su multi-cloud, quindi si prendono accordi con diversi cloud provider e ogni workload può avere un cloud di riferimento in qualche modo, per cui in base al tipo di task da eseguire, alla complessità, al fatto che sia caratterizzato più da storage, capacità lavorativa, erogazione di traffico e così via, è possibile fare delle ottimizzazioni utilizzando cloud diversi. La caratteristica principale di Akamai è il fatto di nascere come una security company, dove noi abbiamo venduto per oltre 15 anni soluzioni di sicurezza, e un'azienda che è fortemente orientata al mercato enterprise. Per cui portiamo le conoscenze di Akamai nel campo della gestione di progetti complessi e altamente scalabili nel mondo del cloud. Questa caratteristica in particolare, allora, se noi guardiamo il mondo dei cloud service provider, sulla parte di IaaS, decisamente un mercato affollato. Perché Akamai fa questo passo? Proprio perché il fattore differenziante è la possibilità di avere una capillarità di presenza sul territorio molto più elevata, e ci sono delle applicazioni specifiche che possono trarre vantaggio da questo tipo di capillarità. Alcuni, se noi pensiamo a un'elaborazione offline in batch di dati, se vogliamo, non è tanto importante che il data center dove questo avviene sia in Italia, centro Europa o nord Europa, ma altri task che sono più sensibili alla latenza possono avere necessità di un'infrastruttura più particolare e unica come quella di Akamai. Oh, la cosa bella di questo periodo, no? È nel momento in cui si creano applicazioni, già tu mi hai dato una serie di caratteristiche, cioè quelle che devono solo rielaborare dei dati su un database, quindi c'è da una parte uno scraping di dati da aziendali esterni, interni, no? Perché poi sappiamo che ormai sta diventando un mondo complicato, quindi, però può essere gestito da qualche parte. Ci sono dei dati che non dico che sono raccolti in tempo reale, ma quasi in tempo reale, che magari necessitano di avere delle rielaborazioni più vicine, no? E quindi la latenza, quindi il tempo che noi attendiamo l'arrivo di quei dati, diventa un fattore di business importante, no? Quindi io credo che il mondo sta iniziando a dividersi nelle applicazioni proprio in questo tipo, quelle che hanno bisogno di elaborare tanti dati, andiamo sempre più verso big data, insomma tutto questo mondo qua, e chi invece ha bisogno di fare delle rielaborazioni diverse, ma veramente istante per istante, no? E stiamo prendendo questa divergenza, la vedete anche voi questo cambiamento? Assolutamente, ti faccio l'esempio forse più estremo. Quando parlo di latenza, cioè il tempo che intercorre tra l'invio di un messaggio dal mio computer, dal mio cellulare, al data center che esegue l'elaborazione, possiamo pensare che possono passare 80, 100, 150 millisecondi per fare il round trip a seconda della distanza del data center, per cui possiamo pensare 100 millisecondi se vado sulla East Coast degli Stati Uniti, qualche decina di millisecondi all'interno dell'Europa. Ci sono però applicazioni che hanno bisogno di avere una latenza che è di pochissimi millisecondi. Pensiamo ad esempio al caso estremo che è quello del gaming. Le piattaforme di gaming dove ci sono più giocatori che partecipano alla stessa partita, ogni millisecondo che viene aggiunto di latenza comporta una difficoltà per gli utenti di rimanere sincronizzati. In particolare l'utente che ha la latenza superiore risulta più svantaggiato, perché risulta meno reattivo durante il gioco, insieme ai giochi proprio di azione dove tutto avviene in tempo reale. Allora, in una situazione di questo tipo è importante che, se io devo organizzare una partita con più giocatori magari sul territorio italiano, se
il server di backend che coordina il funzionamento di questa partita si trova all'interno del territorio italiano e ancora di più idealmente all'interno di un operatore telco che dove si trovano i giocatori, questo permette di avere latenze ottimali e un gioco molto più dinamico. Ovviamente questo poi deve essere replicato a livello mondiale, perché non è tanto interessante servire il pubblico italiano, ma chiunque si occupi di piattaforme, insomma, di un certo livello deve poi fare una copertura sul suo mercato di riferimento, che può essere tutta l'Europa o tutto il mondo, e di conseguenza le nuove tecnologie permettono di poter lanciare decine e centinaia di diverse istanze dell'applicazione server della piattaforma di gaming distribuite per il mondo in modo da dare un'esperienza ottimale a tutti i giocatori. Tu hai fatto l'esempio del gaming, perché è ovvio, insomma, quando giochiamo a Fortnite o Call of Duty la differenza si vede, però poi ci sono applicazioni business, no? Penso a tutti i software e tutte le applicazioni che permettono di fare trading. Banalmente, quei, ripeto, decimi di secondo che si vengono persi, ovviamente possono farci perdere qualche centesimo o in più o in meno, no? Quindi questo è un elemento di business. Stiamo prendendo degli estremi, chiaramente. Poi ci sono tanti altri, no? Nel senso, il controllo delle macchine da remoto, per cui ho delle macchine che sono da un'altra parte del mondo, quei decimi di secondo potrebbero dirci: mando in produzione 50 pezzi in più, 50 pezzi in meno. Se quel pezzo costa $10, fa la differenza. Quindi sembrano tutte sciocchezze messe insieme, però se andiamo sui casi pratici fanno davvero lo scatto, no? Assolutamente vero, dipende dall'applicazione. Ora qui il limite è dato dalla fantasia degli sviluppatori, di chi gestisce un business, per capire se vi sia davvero necessità di limare queste decine di millisecondi o no. Nel campo delle transazioni finanziarie assolutamente, perché il prezzo si muove in continuazione. Ci sono state discussioni in passato anche su questioni legate alla guida autonoma, cioè se dovessimo ad oggi la guida autonoma, la stragrande quantità di calcolo viene eseguita ovviamente sull'autoveicolo, perché non è possibile trasferire sulla rete quantità di dati eccessive, però col tempo sarà possibile spostare una parte delle funzioni in cloud e questo tipo di funzioni che non sono proprio legate al tempo reale della guida, però hanno necessità di latenze estremamente ridotte. E però se vogliamo spostarci all'altro lato dello spettro, cioè a parte queste applicazioni estreme, anche nel mondo dell'e-commerce, noi come Akamai per 25 anni abbiamo avuto clienti che limavano le decine di millisecondi nel tempo di visualizzazione di una pagina web, perché c'è quella famosa correlazione tra la velocità di visualizzazione di una pagina e l'engagement del cliente, quindi i tassi di conversione nel caso dell'e-commerce o il numero di pagine visualizzate, perché più il sito web è veloce, più il cliente è invogliato a continuare la navigazione. Se le pagine diventano lente da caricare, vado a fare qualcos'altro. Nel campo dell'e-commerce, quindi, che noi abbiamo sempre avuto clienti molto avanzati tecnologicamente, che avevano proprio questa relazione diretta tra velocità di erogazione e fatturato, business, ritorno nelle vendite, sono tra i primi che si sono spostati su applicazioni cloud a bassissima latenza, inizialmente appunto con soluzioni come quelli che in Akamai sono gli Edge Worker, che sono appunto questi piccoli programmini altamente distribuiti che girano sui nodi della CDN, per riuscire a appunto ottimizzare il rendering della pagina in tutti i dettagli, e ad oggi invece si stanno spostando anche sui nodi di elaborazione più complessi per avere le informazioni più velocemente. Pensiamo ad esempio a un motore per uno dei classici dei nostri giorni, un recommendation engine, cioè il motore che mi fa vedere i prodotti ai quali io potrei essere interessato. Il caso più tipico è quello delle piattaforme di streaming, che devono farmi vedere i film di mio interesse per invogliarmi a vedere il film successivo. Nel caso dell'e-commerce, io guardo una pagina di prodotto, devo avere altri prodotti adatti a me che mi invogliano a continuare la navigazione.
in passato avevamo pagine statiche, cioè prodotti simili per tutti, poi si è passata alla raccomandazione personalizzata, quindi i prodotti che sono adatti a ciò che diciamo ai miei gusti, a quello che io ho mostrato navigando in passato. Un recommendation engine che possa servire alle informazioni di raccomandazione a bassa latenza fa sì che la pagina mi viene servita istantaneamente con già le raccomandazioni disponibili, senza dover fare cose come servire in modo asincrono le raccomandazioni, quindi magari una pagina arriva in cache molto velocemente sul mio computer, le raccomandazioni impiegano 500-600 millisecondi per arrivare sul mio sistema. Una piattaforma cloud molto distribuita come quella di Akamai permette invece di avere anche i recommendation engine distribuiti che permettono di fornire i dati a bassa latenza. Bassa latenza che giustamente tu mi dici invoglia il cliente, ma in realtà ti tiene incollato, no? Viviamo nell'economia dell'attenzione o della distrazione, a seconda di come vogliamo vederla, no? E quindi ovviamente riuscire a coinvolgere le persone, dare le informazioni in tempo reale, oppure insomma sul primo tap, al primo click, è diventato essenziale, no? Quindi anche le aziende italiane insomma si stanno muovendo tanto su questo aspetto. Certo, c'è anche il rovescio della medaglia, cercare, diciamo, l'utente che cerca di difendersi da questo coinvolgimento che non gli permette di scappare, lo mantiene su un sito, su un'attività in maniera maniacale, sì. Però diciamo l'interesse del business è ovviamente coinvolgere il più possibile l'utente. Per fortuna insomma siamo ancora delle persone che hanno un pensiero, e quindi ogni tanto riusciamo anche a difenderci, no? Però è chiaro, certo, l'intelligenza artificiale, le applicazioni vanno in quella direzione. Noi qui parliamo di business, se vogliamo possiamo entrare in privacy e altre cose, ma non è il caso, o magari sarà il caso la prossima volta che ci troviamo, che magari chiacchieriamo di questo, perché è comunque uno spunto estremamente interessante, no? Cioè anche capire quanti strumenti stanno andando avanti in questa direzione e come insomma si cerca anche di coinvolgere le persone in una maniera adeguata, no? E voi ne avete tanti di esempi di questo tipo, perché insomma sullo streaming penso che abbiate capitalizzato uno storico pazzesco di casi. Allora, certo. Grazie mille Nicola per il momento, perché insomma però mi riservo di tornare a interrogarti su questi temi, anche perché ripeto, lo streaming in questo momento con il calcio sappiamo che è diventato un tema scottante, no? E in realtà però ci permette di avere contenuti all'infinito, cioè davvero noi abbiamo una serie di contenuti che 10 anni fa non ci sognavamo di avere sotto il naso, no? Quindi ci sono tante possibilità. Lato tecnologico mi piacerebbe un po' magari di riuscire a raccontare questo. Ci sono, e peraltro un mondo anche quello in fermento, nonostante non c'è poco di consolidato, le tecnologie di streaming continuano a cambiare, ci sono... Perché le tecnologie cambiano, gli strumenti cambiano, gli algoritmi cambiano e le compressioni di come noi, come voi ci fate arrivare i dati, insomma stanno cambiando, quindi sono tante cose, quindi è una cosa che magari approfondiremo più avanti. Allora, per il momento grazie mille e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show, e come sempre insomma vi volevo ringraziare perché avete seguito fino a qui. Fatemi sapere quali sono stati gli argomenti che vi sono piaciuti maggiormente, lasciate i commenti insomma nelle varie piattaforme o se in TV insomma fate sapere al canale che avete gradito, e soprattutto fatemi sapere quali sono gli argomenti che posso andare a cercare insomma qualche protagonista del settore che venga a raccontarceli. E ora non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao.